Ciao a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno cuore è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori su questo gioco che si è preannunciato essere un giocone veramente della miseria, per cui mi raccomando ragazzi continuate a sostenere questa serie perché secondo me merita veramente tantissimo. E la volta scorsa ragazzi, dopo alla fine essere riusciti a recuperare la nostra spada, essere riusciti ad arrivare nel posto dove nostro zio era stato fatto prigioniero, dopo aver affrontato il Khan, dopo essere stati battuti miseramente, alla fine dei giochi ragazzi Jin, il nostro protagonista, si è convinto del fatto che ovviamente per poter fronteggiare nuovamente le forze mongole servono degli alleati, per cui la volta scorsa siamo andati alla ricerca di Sensei Ishikawa, un grandissimo maestro arciere, e siamo riusciti a trovarlo. Però diciamo che abbiamo fatto un patto con lui, lo aiuteremo a trovare la sua allieva Tomoe, che purtroppo ragazzi si è alleata con i mongoli, e in cambio lui ovviamente ci aiuterà a salvare nostro zio. Quindi d'ora in avanti ragazzi i nostri obiettivi saranno quelli di reclutare quanti più alleati possibile. Quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui dopo aver appunto salutato Sensei Ishikawa, e adesso ragazzi per quanto riguarda i nostri progressi dovremo reclutare Lady Masako, che è una grandissima guerriera a quanto pare, sempre sperando che sia sopravvissuta al disastro che c'è stato, e dovremo aiutare Yuna a salvare suo fratello. Prima di tutto ragazzi, allora, visto che questa Lady Masako sembra essere molto importante, direi che andremo prima a cercare lei. Ci darà un incremento di leggenda massimo e una nuova armatura, quindi direi che è una cosa assolutamente importante. Quindi direi di non perdere tempo e di incamminarci verso il luoghi di Lady Masako. Ovviamente attualmente ragazzi eviterò i territori mongoli, anche perché non è che sono proprio in ottima forma per poter fronteggiare chissà quanti nemici tra l'altro da solo, per cui andrò dritto per la mia strada. Ci riavviciniamo a questa meravigliosa... Fermatevi bestie! What the fuck, che sta succedendo? Queste immagino siano tutte cose secondarie che magari si incontrano nel mondo di gioco. Quindi intanto noi proseguiamo sulla nostra strada ragazzi, anche se qui vedo un crepaccio non da poco, per cui credo di dover utilizzare quel ponte, probabilmente è la cosa migliore da fare. Siamo di nuovo nella foresta dorata ragazzi, questo gioco ci regala dei paesaggi talmente meravigliosi che io rimango sempre a bocca aperta. Ok ragazzi, siamo arrivati alla tenuta Adachi, quindi è qui che dovremo trovare la tenuta del clan Adachi. Lady Masako dovrebbe essere qui. Esatto, è qui che dovremmo trovare Lady Masako, per cui avviciniamoci Lady a questa Masako, casa. Lady Masako, guerrieri del clan Adachi, c'è qualcuno qui? Oddio, a me sinceramente sembra tutto abbandonato, se devo dirla tutta. Ispeziona l'annesso e ispeziona l'edificio principale. Che cavolo è successo qua? Eh sì, è evidente che qualcosa di negativo è successo, ragazzi. Quindi... Uccidetelo! Porca miseria! Mannaggia la miseria! Così impari? Vedi, ok, la volta scorsa avevo imparato a fare la rotolata, ragazzi. Così impari a farmi prendere un colpo, capisci? Viec, dai, forza. E sto. Dov'è Lady Masako? Che le avete fatto? Allora, se ho minuti contati, vieni a prendermi, bello. Ditemi ecco, dov'è? Cavolo. Parla, accidenti a te. Parla. Ah, indietreggi? Questi chi erano? Perquisisci gli assassini. Questi ragazzi erano qua belli nascosti. Qualcosa è successo, non mi hanno detto niente. Né mongoli, né banditi.
Devo scoprire cos'è successo qui. E quindi che gente è? Cioè, chi sono questi? C'ha niente questo tizio, neanche. L'altro dove è morto è qua. Neanche lui ha niente. Boh, sbrilluccicavano, davano proprio un bagliore di speranza. Cioè, del tipo qua troverai qualcosa di veramente utile. Vabbè, queste provviste però me le piglio. Per il resto qua dentro non c'è nulla, ragazzi. C'erano solo nascosti sti tre balordi pronti a farmi prendere un infarto. Quindi entriamo nell'edificio principale. Con la forza. Devo scoprire sì. Chi è stato. Hanno sfondato tutto. Comincio a temere per Lady Masako, ragazzi. Un naginata. Lo usano le donne del clan Adachi. Hanno difeso la loro famiglia. Chissà se ci sono riusciti. Cos'erano? Ho sentito tipo rumore di passi. Mo, a meno che si tratta del vento, ma... Che svuotata. Ma nessun segno di violenza. Oddio, nessun segno di violenza? Fino a una certa. Nel senso che è tutto abbastanza un macello. Però se intendi non c'è sangue in giro, sono d'accordo. Ok, raccolto del cuoio, ragazzi, le provviste. Qua dentro non sembra esserci altro, quindi uscirò. Esamina. Cercavano di fuggire facendo passare i bambini dalla finestra. Che cavolo. Chi è sopravvissuto sarà fuggito a cavallo. Controlliamo le stalle. Ragazzi, cioè, sti cavoli di mongoli hanno assalito praticamente veramente dappertutto. Cioè, ispeziona le stalle, va bene. Allora ispezioneremo le stalle. Tu stalle che dici, vuote. Sora? Hanno preso i cavalli. Beh, quando siamo arrivati abbiamo visto, non c'era nessuno. È secco. Niente, nessuno. È secco, quindi è passato un po' di tempo. Questo lino, perfetto. Tutti i materiali che probabilmente ci serviranno, ragazzi, per i miglioramenti, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, a che conclusione siamo arrivati? Non lo so a che conclusione siamo arrivati, effettivamente. Qua ci sono altre provviste, pure queste me le piglio. Ah, che mi sta sfuggendo, scusate. Queste. Impronte di cavallo. Qualcuno è fuggito. Delle tracce. Che facciamo? Seguiamo le tracce? Segui le impronte. Va bene. Sì, sono uguali a quelle che abbiamo visto un attimo fa. E lì in aggiunta c'è del sangue. Oh, che bello. Qualcuno si è fatto male, poraccio. Spero non siano i miei alleati. Hanno inseguito il cavallo. E l'hanno mitragliato di frecce, sembrerebbe. Povera bestia. Mamma mia. Che orma è belle chiare, ragazzi. Non ha continuato sul sentiero, ma è sceso di qua. Ecco, ho perso già le tracce. Ah, sono di qua, ragazzi. Ha preso la scorciatoia. Di qua, gli alceri hanno attaccato. Un fuggitivo paletta. Ha confuso la loro mira. Ma sti arcieri erano dappertutto. Ci sono frecce dovunque. No, povero. Che succede? Un cavallo morto. Povero, no, non mi dovete far vedere queste cose. Apparteneva al clan Adachi. Sì. Morto da giorni. Lady Masako, sono io. Jin Sakai. Ma nessun samurai si è salvato a Komoda. E invece no. Cioè, invece sì, semmai. È vero. Lord Adachi è morto con onore, difendendo il paese. Il paese. Perché sei qui? Il clan mongolo ha catturato Lord Shimura. Con l'aiuto del tuo clan, salveremo mio zio e vendicheremo i caduti. Il clan Adachi è finito. È stato massacrato dalla nostra gente. Traditori. Perché uccidere chi si è giurato di difendere? Ho intenzione di scoprirlo. Verrò con te. No. Non occorre che tu ti carichi anche del mio fardello. La famiglia di un samurai non è un fardello. So cosa significa essere l'ultimo superstite di un clan. Non sarò responsabile della tua morte. Non lo sarai. Andiamo. Mi piace sta tipa.
Tra l'altro ha una certa età, ma... cioè, si difende alla grande. E il suo clan a quanto pare è stato sterminato dalla gente stessa del posto. Ma perché? Perché, dico io, perché? Accidenti. Dovremmo scoprirlo. Magari si sono venduti anche loro ai mongoli. Cioè, c'erano tanto... nemici alla tenuta. Aspettavano di finire ciò che avevano iniziato. I sicari giunsero la notte in cui mio marito e i miei figli partirono per affrontare i mongoli. Mia sorella fuggì con i bambini. Io rimasi con le mie nuore a combattere gli assalitori. Erano in vantaggio numerico. Io fui l'unica superstite. A me successe lo stesso a Komora. Per me era solo un inizio. Li ho seppelliti qui, col resto della mia famiglia. Onora i defunti. Tentai di salvarli, ma i sicari riuscirono a raggiungerli e a ucciderli tutti. Mia sorella, i miei nipoti, persino la piccola Natsu, che era appena nata. Io potei soltanto seppellirla con la madre. Non sarebbe mai dovuto accadere. Mia sorella dovrebbe riposare accanto a suo marito, al nord. Ma almeno è insieme alla sua famiglia. Che bestie immonde, ragazzi. Hanno sterminato tutti, anche i bambini. Vieni. Andiamo al tempio dorato. Qua è tutto dorato, come gli alberi. Che roba, ragazzi. Cioè, purtroppo sono cose che sicuramente sono anche, tra l'altro, successe davvero. Hai affrontato tutto questo da sola? Non sono sola. I sicari sono ancora vivi. Meritano di morire. Pagheranno per le loro azioni. La libertà di quegli assassini è un'onta per me. Tu non hai alcuna colpa. Tuttavia, è mio dovere punirli. Immaginiamo, ragazzi, cosa abbia dentro sta povera donna. Cioè, ha visto perire tutta quanta la sua famiglia. I figli e il marito erano partiti. Entra pure senza di me. Cerca un monaco di nome Sogen e digli della tragedia del clan Adachi. Cos'ha in mente, Lady Masako? Accontenta una vedova. Una volta parlato con Sogen, vai dall'armaiola. Sta riparando qualcosa che vorrei dare a te. Va bene, grazie. Ti okay. Aspetterò dall'altro lato del tempio. Va benissimo. Grazie, Lady Masako. Davvero gentile. Siamo al tempio dorato, ragazzi. Guardate che bellezza. Mamma mia. Che meraviglia. No, vabbè, che meraviglia. Stupendo. Lord Sekai, è un onore. Salve. Oh, ma lo riconoscono tutti, ragazzi, da notare questo piccolo dettaglio. Salve. Siete voi il capo? Mi considero un servitore, signore. Chiamatemi pure Junshin. Ho trasformato il tempio in un rifugio per il popolo. Spargo la voce. Se il viaggio è troppo lungo, ci sono anche i campi attorno a Ariake. Cerco di inviare tutto il cibo che posso. Buono a sapersi. Sto cercando uno dei vostri monaci, un certo Sogen. Credo stia pulendo la veranda del tempio. Grazie, Junshin. Continuate con l'ottimo lavoro. Ok. E dopo dobbiamo parlare anche con l'armaiola, ragazzi. Parla con il monaco che sta spazzando. Ma, cioè, regà, devo aggiungere altro? Che bellezza. Mamma mia, una cosa meravigliosa. Credi davvero che starei le ore a girare per sti posti e ad ammirarli. Allora, parla con l'armaiola. Non credo sia questa donna. Sarà vicino. Eccolo qua, dovrebbe essere lei. Posso migliorarvi l'arco? No, costruttrice di archi. Però a quanto pare si può migliorare anche l'arco, ragazzi. Dove cavolo è l'armaiola? Ok, ragazzi, l'armaiola è di qua. Canta storie e leggende.
In che senso? Se tu? No, è lo spadaio, non parliamo di armaiolo. È diverso, quindi lo spadaio sarà ovviamente specifico per il miglioramento della spada. L'armaiolo forse per il resto dell'equipaggiamento. Ok, buongiorno, salve. Mi manda Lady Masako, dice che state riparando qualcosa per me. L'armatura è una delle più pregiate a cui abbia lavorato. Vado a prenderla. Wow, ci fa questo dono? Armatura del clan Samurai, una robusta armatura un tempo appartenuta a uno dei figli di Lady Masako. Visualizziamola, bella! Wow, io giusto stavo vedendo il vestiario di Lady Masako e dicevo fra me e me che belli sti colori. E infatti ragazzi devo dire che questa armatura è veramente bellissima. Si può potenziare, ovviamente, però suppongo a questo punto che nel resto del gioco ne troveremo altre. Bellissima, veramente bella, devo dire. Vi calza a pennello, mio signore. La qualità è senza eguali. È perfetta per voi. Ma se preferite qualcosa di diverso, posso apportare modifiche. Ok. Mi servono solo i materiali adatti. Grazie. Infatti, immaginavo. Davvero gentilissima. Guardate che bella, ragazzi. E devo dire che gli dona, davvero. Molto bella, molto bella. E almeno gli dà un pochettino più, ragazzi, di colore, perché ci sta questo bel blu e poi questo verde acqua. Cioè, figo, figo davvero. Allora, andiamo a parlare con questo monaco, con Sogen, e vediamo cosa ha a dirci. Salve, buongiorno. Salve, signore. Sei Sogen? Lo sono. Ok. Sono Sakai. Un samurai? Vivo? Ho un messaggio da Lady Masako. Hanno attaccato il clan Adachi. Lei è l'unica sopravvissuta. I mongoli. Traditori. La nostra gente. Oh, è terribile. È passato qualcuno di sospetto al tempio. Magari uomini armati. Non mi sembra, ma... il lavoro mi tiene molto occupato. Vi prego, riferite a Lady Masako che può rifugiarsi qui. Grazie lo stesso. Di nulla. Ok, però cioè, non mi sei stato di grande aiuto. Effettivamente non ci ha detto granché, ragazzi. Quindi Lady Masako aveva detto che ci avrebbe aspettato dall'altra parte del tempio. Quindi ovviamente usciremo dall'altra uscita. Allora, visto che ci siamo però, ragazzi, io volevo appunto un attimino vedere cosa ci propone lo spadaio. Ditemi, scusate. Se posso fare qualcosa per le vostre... Vediamo un po'. La katana del clan Sakai. Un'arma splendida. L'hai riconosciuta subito? Per me, ogni lama è unica. Riconoscibile come una persona. Lord Sakai, portatemi i materiali che mi servono. E sarà un onore migliorare una spada così pregiata. Beh, per loro è così, ragazzi, la spada è unica, ogni spada è unica. Ma non avete il necessario genere per questo lavoro. Ok, quindi non posso fare niente, ragazzi, per migliorarla attualmente, perché serve il ferro. Io fino ad ora non ne ho trovato, quindi molte va benissimo grazie. Così, l'importante è saperlo. Le vostre armi rimangono. Sicuramente, grazie caro, grazie. Quindi ragazzi, andiamo a parlare immediatamente con Lady Masako, vediamo cosa ha da dirci. Hai l'armatura? Eccomi qua. Sì, l'ho presa volentieri. Mi calza bene. Era del mio primogenito, Shigesato. È un onore. Ho parlato col monaco. Cosa ha detto Sogen? Ti offre rifugio al tempio. Così i sicari sapranno dove trovarmi. Dobbiamo andare. Infatti, pure a me è un pochettino appuzzato, se devo essere sincera, quindi... Credi non che lo Sogen so. C'entri col massacro? Venne a casa mia poco prima dei sicari. Quel piccolo bastardo era la loro spia. Non basta per accusarlo. No, ma desta più di un sospetto. Beh, Sogen anche a me. Arrivò da Kamiagata all'inizio dell'autunno. Quando scoprimmo i piani d'invasione dei mongoli. Per eliminare il mio clan serviva precisione, pianificazione. È una guerra come copertura. A me m'ha puzzato infatti quel tipo, ragazzi, sinceramente parlando. Cosa guardiamo da qui? Dov'è quel monaco? Eccolo qua, eccolo qua. Ecco Sogen, è di fretta. Vediamo dov'è la tana dei duchi.
Quindi lo seguiremo? Ci nascondiamo? Tipo ci infrattiamo? Ok. Mi hai mandato a intimidirlo. Sapevo che avrebbe fatto un passo falso. Adesso ci porterà dei suoi complici. Restiamo vicini, non deve scoprirci. Sì, basta vedere dove va questo piccolo stronzetto. Traditore della tua gente, come non ti vergogni. Oh, guardalo là. Guardalo là che corre, guardalo là. Oh, non è che per caso in qualche momento si gira o robe simili? No, mi auguro di no. Però, visto che c'è erba alta, io direi di stare nascosti. Tu che dici? Giù. Ah, vedi? Ci ha visti? Credo di no. No. Mi sono imboscata bene. Andiamo. Benissimo. È bene stare nascosti allora, ragazzi, eh? Se mai ci dovesse sorprendere, falliremmo la missione. Che dici? Vado? Vado. Oddio, spero di riuscire a stargli dietro. Oh cavolo. Sta tornando indietro. Siamo un po' lontani, non ci ha visto, ragazzi, quindi vediamo di stare imboscati, perché non voglio farmi beccare adesso, anche perché erba alta qua intorno non ne vedo, quindi vediamo di stare attenti. Attendissimi. Io lo seguirò da qua sotto. Qua sotto di sicuro non mi vedrà. E qui poi... Oddio, c'è erba. Ecco. Sti cavoli di uccellacci mi hanno fatto prendere un colpo. Non ci vedi? Perfetto, passiamo qua sotto, ragazzi. Continuiamo a tenerlo d'occhio. Dove andrà? Dove starà andando? Tanto ti becchiamo. Se sei stato tu il traditore, in un modo o nell'altro ti becchiamo. Non ti preoccupare, che ti scopriamo. La locanda. Avviciniamoci. Di qua. Ok, avviciniamoci. Oddio, si sta girando? Oh sì, mi avvicino, ci sono. Masako è viva, è con un samurai. Quello che ha ucciso i nostri uomini alla tenuta. Idioti, ora sanno che sono vostro complice, dovete trovarli. Abbassa la voce. Io vado dentro, tornate solo quando li avrete uccisi. Hanno massacrato la mia famiglia, risparmiamo soltanto il monaco. Perché dovremmo risparmiarlo? È un traditore. Perché? Vabbè. Intanto facciamo questo piccolo confronto. Sì, non t'azzardare a toccare Lady Masako. Va bene. Andiamo. Ammazza, quanti ne stanno arrivando? Oh, dai su, fatevi avanti. Dai. Ok, fuori uno. Forza, avanti un altro. Ok, fuori un altro. Via un altro lanciere. A questo gli porca miseria. Gli spezziamo la guardia, ragazzi. Assolutamente sì. Ne ho per tutti, Siamo venuti apposta. Fuori un altro. Fatevi avanti. Forza, vi aspetto. Ok. Via un altro. Oh. No, troppo. Ok. Ho schivato fin troppo, ragazzi. Forza. Ok. Benissimo, a te è rimasto poco. Ecco, ti do una manina? Ammazza, si batte bene la lady, Sparta! Sogen è nella locanda, andiamo! Sì, lo prendiamo subito, don't worry. Ho preso delle provviste, del lino, del ferro mai, ragazzi? O mi posso fare un giretto prima di andare a prendere Sogen, intanto che si fa la pupù nelle mutande? Perché tanto avrà sentito tutto il casino e sarà detto: oh no, mi hanno scoperto! È arrivata la mia fine, il mio momento, la mia morte. Non lo so. Lo prendiamo? Ah, si era andato proprio
Di sopra. Non avete scampo, Sogen. Avete distrutto il clan Adachi. Ero solo un messaggero. Di chi? Saperlo non lenirà la sofferenza. Voi non sapete cosa sia la sofferenza. Masako. Ho seppellito i miei cari, uno dopo l'altro, per giorni e giorni. Ma io lascerò voi in pasto ai lupi. Ci serve vivo. Deve dirci a chi è fedele. Il mondo è cambiato. Ha bisogno di uomini lungimiranti. E chi si oppone va spazzato via. Erano dei bambini! Masako! Lui non avrebbe mai parlato. Ci servono informazioni. Ci deve essere qualche indizio utile. Tu cerca fuori. Qui ci penso io. Vieni quando sei pronto. Vabbè, da un lato è normale, ragazzi, che lei sia furiosa. Tra l'altro questo continua a fare i suoi bei discorsoni. Probabilmente davvero non ci avrebbe mai detto nulla, quindi a sto punto tanto vale vendicarsi. Comunque, ispezioniamo la locanda. Ragazzi, vediamo se riusciamo a trovare qualche informazione utile. Soldi per aver ucciso bambini. Valevano così poco. Vabbè, pure se fosse tanto, in ogni caso, cioè, sarebbe uno schifo lo stesso. Dei nomi. E un simbolo. Sogen, Sadao, Mai, Kajiwara, Omura. Masako saprà chi sono. Magari conosce questi nomi. Quindi qua dentro, provviste e non c'è altro, ragazzi. Quindi direi che possiamo scendere di nuovo e andare a parlare di nuovo con Lady Masako. Hai trovato niente? Sì. Una lista di nomi. È il simbolo di un clan. Ho visto lo stesso simbolo su quegli uomini. Non l'avevo mai visto prima. Un clan rivale che punta al comando. Dobbiamo fermarli. Lo farò io. Da sola è impossibile. Quando mio zio lo saprà, non si darà pace finché i traditori non saranno puniti. Aiutami e annienteremo chiunque ti abbia fatto del male. Insieme. Quando ti servirà aiuto per liberare tuo zio, io ci sarò. Grazie, Lady Masako. Fino ad allora ho altro da sbrigare. Molto bene, ragazzi, siamo riusciti a reclutare un altro alleato e hanno tutti comunque dei motivi per essere abbastanza arrabbiati, che può essere positivo. E quindi reclutata anche Lady Masako. Fantastico. Abbiamo acquisito un altro punto tecnica. Wow. Il samurai errante. E la nostra salute massima è aumentata. I mongoli sono ovunque. In battaglia mi accerchieranno come lupi. Devo trovare nuovi metodi per dominarli. Ok. Abbiamo sbloccato nuove cose, ragazzi. I kunai. Nuova arma spettrale sbloccata. Usa LR1 per lanciare due kunai ai nemici vicini e farli barcollare. Ok. Quindi altre armi a nostra disposizione. Un pugnale da lancio ben bilanciato per sorprendere un nemico e per finirlo. Ok, ottimo. Una piccola lama che è possibile lanciare velocemente ai nemici vicini e che li fa barcollare, quindi R2 più sinistra per equipaggiarli. Probabilmente usando R2 e gli altri tasti potremo equipaggiare altre robe più avanti, cose che adesso ovviamente non abbiamo. Quindi, ok, i punti tecnica ovviamente che acquisiamo, ragazzi, possono essere utilizzati sia per quanto riguarda queste tecniche, queste armi, sia ovviamente per
per queste altre caratteristiche. Quindi non sarà tanto facile scegliere su cosa utilizzarli effettivamente. Perché ad esempio questa cosa qui, ragazzi, è interessante. Un confronto vittorioso attirerà un nemico, quindi se ci sono altri nemici in pratica. Quindi se sconfiggi il primo con successo, il secondo si avvicina e quindi puoi attaccare anche quello facendolo fuori con un colpo solo. Ad esempio questa cosa può essere molto interessante, quindi penso che questo nuovo punto tecnica che abbiamo acquisito, ragazzi, lo userò per questa cosa qua. Perfetto. Non è facile, ripeto, ragazzi, perché ci staranno tante cose comunque da poter sbloccare. E se ci danno un punto tecnica ogni morte di papa, la cosa potrebbe essere parecchio lunga. Però almeno adesso, ragazzi, possiamo utilizzare questi kunai, quindi saranno utili contro i vari nemici. Ok. Allora, ovviamente adesso della storia principale, ragazzi, la cosa che è rimasta sbloccata è quella di aiutare Yuna con suo fratello. E io direi di andare. Impareremo assassinio. A quanto pare, la possibilità di uccidere in maniera silenziosa i nostri nemici. Quindi direi assolutamente di sì, ragazzi. Saliamo in groppa. E andiamo incontro a Yuna. Io suppongo che più avanti nel nostro viaggio avremo la possibilità anche di fare viaggi rapidi, perché di solito, ragazzi, nei giochi che hanno mappe così grandi c'è la possibilità di fare viaggi rapidi, che perché spostarsi a cavallo ovviamente non è la cosa più veloce del mondo. Oddio, che sta succedendo? Cioè, mo stavo a dire, siamo abbastanza vicini, non pensavo che stesse succedendo già qualcosa di terribile. Che è successo? Yuna! What the fuck? Sta cercando di far parlare qualcuno. Quello non parlerà più, credo. Mi hai trovata? Sì. Sono arrivato giusto in tempo, eh? Te la sei cavata bene. Avrei dovuto sentirlo arrivare. Mi sono distratta. Hanno visto i prigionieri dei mongoli che risalivano il fiume. C'era un fabbro con loro. Tuo fratello? Mm-hmm. Sembrerebbe. Lo portavano a un campo, vicino al golfo di Caneda. Conosco il posto. Molto bene, quindi conoscendo il posto siamo anche un attimino più avvantaggiati. Quindi dobbiamo cercare di salvare sto benedetto fratello di Yuna, ragazzi, che da inizio game che c'è sta... Hai trovato dei samurai per liberare tuo zio? Ho trovato due guerrieri. Sensei Ishikawa e Lady Masako Adachi. Ti sei dato da fare? Beh, direi di sì. Non è che sono andato in giro a fare foto e paesaggi. Potrà aiutarti dopo che lo avremo salvato. Perfetto. Non vedo l'ora di rivederlo. È fortunato ad averti. Non sarebbe d'accordo. Sperando che stia bene. Questo ovviamente. Servono i fratelli. E tu invece? Hai fratelli o sorelle? Lord Shimura è la mia famiglia. Cosa farai quando sarà libero? Tirerò un sospiro di sollievo, perché saprò che c'è speranza per la nostra isola. Ne sei proprio convinto? L'ho visto trionfare in situazioni impossibili. E quando tuo fratello sarà libero, cosa farà? Sinceramente, non ho avuto il tempo di pensarci. Beh, cavalchi importante... bene. Come vanno le tue ferite? Sono quasi guarite, grazie alle tue bende. Non parli l'importante molto di come ti senti. Liberarli, non è vero? Intanto. Forse hai ragione. Mio zio mi insegnò che un samurai controlla le emozioni, come controlli un cavallo o una spada. È una vita molto dura. Non è pensata per essere facile. Già. A quello che dicevamo anche la volta scorsa, ragazzi, loro... Più avanti c'è un punto che da controllano molto le emozioni. Ci darà una buona visuale sul campo mongolo. Perfetto. Suppongo che sia qua sopra. Immaginavo. Vediamo ecco un attimino. Sarà dura entrarci. I mongoli hanno preparato il campo in pochi giorni. Ci sarà un ingresso. Controlliamo. Vediamo un pochettino. Ispeziona il campo dei mongoli. Ma tra l'altro da dove? Ah, ecco, da qui. Ero dal lato sbagliato dell'altura. Dobbiamo raggiungere Taka senza metterlo in pericolo. Troveremo un modo sicuro. Okay. Potremmo arrampicarci su quelle rocce. Potrebbero rotolare e mettere in allarme le guardie. Tutte le cose che propongo vanno bene. Sul retro sono ben difesi.
Quindi come quel facciamo? Quel muro è ancora in costruzione. Si potrebbe entrare. Possiamo trovare una breccia nel muro, infiltrarci e stroncare i mongoli seduta stante. Se qualcosa va storto, uccideranno i prigionieri. Gliel'ho visto fare. Dobbiamo entrare furtivamente. Come ladri. Che ci sarebbe di male? Prima dei samurai, l'isola era dominata dai criminali. Poi noi portammo l'ordine, amministrando la giustizia. Noi seguiamo un codice d'onore. E a volte ci costa la vita. Guerrieri come mio padre volevano solo un paese sicuro. Anch'io voglio lo stesso. Ma noi dobbiamo contrattaccare. Ho promesso a mio zio di non infrangere mai il codice. Allora piegalo. Per salvare la mia famiglia. E quel che resta della tua. Andiamo più vicino. Vediamo cosa ci aspetta. Meglio aspettare che cali il buio. Come sempre, l'oscurità deve essere nostra amica. Ragazzi, per i samurai il codice d'onore è tutto, ragazzi. Cioè, appunto, come ha detto lui, a costo di seguirlo, Taka, spesso ne ha passate tante, anche da prima dell'invasione. Ma ne avesti cura? Qualcuno doveva farlo. Odiava quando rubavo, ma saremmo morti di fame. Non avevo scelta. Nemmeno io scelsi di essere un samurai, ma oppormi al mio istinto, al mio codice. Meglio che essere spazzati via dai mongoli. Dobbiamo ribellarci, non importa come. Dicevo, a volte se hanno seguito il codice di onore, ragazzi, a costo della vita, come ha detto giustamente Jin. Però, giustamente, a sua volta, Yuna ha ragione. Qua. Perfetto. Ok. E allora è arrivato il momento di ammazzare furtivamente. Vedono, uccideranno i prigionieri. Allora meglio fare silenzio. E tagliargli la gola. O così o niente, Jin. Ok. Trafiggi il mongolo alle spalle. Ecco qua. Flashback. Cosa ne pensi, Jin? L'orso zoppicava. La tua freccia lo ha ferito. Le bestie ferite sono molto pericolose. Fai attenzione. Sì, zio. Seguilo. Perfetto, ragazzi. Allora. Ciao a tutti. Vado al lavoro. Ciao. Interessante come si sta sviluppando la cosa, ovviamente in maniera lenta per adesso, però è una situazione molto verosimile, perché ovviamente adesso comunque deve cercare di raccogliere quanti più alleati possibili, ragazzi, perché se no mi sa che per suo zio è finita. Che poi io mi chiedo, perché il Khan lo tiene vivo? Magari per farselo alleato in qualche modo, spera di poterlo piegare. Forse una volta piegato, magari, cioè, poi le cose per lui potrebbero andare meglio, non lo so effettivamente. Poi queste cose politiche, sociali, come tanto funzionano, però ragazzi, sti cavoli di mongoli si sono rivelati essere un nemico veramente temibile e anche organizzato, perché giustamente, come ha detto lui a inizio gioco, mentre tu affilavi la spada io studiavo. È un'invasione che è stata sicuramente studiata, ecco, quindi non improvvisata, e quindi a nostra volta, ragazzi, dovremo studiare il contrattacco, quindi quanti più alleati troviamo, tanto più abbiamo la possibilità di avere successo. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giochirina. Ciao!